Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Innanzitutto buon anno e ben tornati sulla Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività del Campus Italia, alle attività del Centro Tecnico Federale di Chieti, appunto la Casa della Pallamano, e in generale alla pallamano anche regionale. Questi sono stati giorni e saranno giorni azzurri per la pallamano abruzzese, per la pallamano italiana. Nel corso dell'ultima settimana di dicembre è andata in archivio la Emoter Adriatic Cup. Buone indicazioni per quanto riguarda la nazionale azzurra, che si prepara alle qualificazioni ai campionati mondiali 2023 di Svezia e Polonia, e abbiamo la possibilità di approfondire il tutto con due ospiti illustri. Sono due azzurri, sono anche due abruzzesi, entrambi teramani. Un saluto, sono qui al mio fianco a Stefano Arcieri. Ciao Stefano. Ciao Matteo, grazie per l'invito. E a Pasqualino Di Giandomenico. Ciao Matteo, grazie. E allora ragazzi, ci si prepara a queste qualificazioni ai campionati mondiali. Stefano, Lussemburgo, Lettonia e Isole Faroe. Si giocherà a Tórshavn dal 14 al 16 gennaio. È un girone difficile perché si gioca in trasferta, tutto in tre giorni, passano due squadre su quattro. Come sta l'Italia e con quali ambizioni arriva? Ma difficile, ma non impossibile. Noi dobbiamo sempre credere in quello che facciamo, nel lavoro che stiamo facendo, e io penso che questa volta possiamo veramente fare risultato. Ci crediamo tutti dal primo all'ultimo, e niente, adesso continuiamo a prepararci al meglio per la prima partita, perché quella sarà fondamentale, e poi vediamo tutto il resto, insomma. Percorso lungo, Pasqualino, perché è il primo step di tre per arrivare ai campionati mondiali, quindi il cammino è molto lungo. E intanto sì, si gioca, come diceva Stefano, in un girone che per l'Italia è alla portata, perché sono avversari che abbiamo già affrontato e abbiamo anche già battuto in più occasioni. Però il fatto di giocare fuori casa, tre gare in tre giorni, rende sempre tutto comunque incerto, no? Da un certo punto di vista, da prendere un po' con le molle. Sì, vabbè, saranno gare difficili, quindi non... Ogni partita poi sarà a sé, noi lotteremo dal primo all'ultimo minuto per cercare appunto di portare a casa la qualificazione. Saranno gare dure, non credo che il nome di una squadra possa fare la differenza, perché appunto la palla è tonda e dobbiamo essere capaci noi di sfruttare tutte le occasioni che ci si porranno davanti. Però dai, come ha detto Stefano, siamo fiduciosi, ci crediamo e crediamo che possiamo fare bene. E allora vediamolo insieme, approfondiamo questo girone di qualificazione che aspetta l'Italia dalla 14 al 16 gennaio alle Isole Faroe. Due posti per quattro squadre e all'orizzonte un girone equilibratissimo. L'Italia della pallamano si prepara per volare a Tórshavn, capitale delle Isole Faroe, dove dalla 14 al 16 gennaio si giocherà tutte le proprie chance di passaggio del turno nella prima fase di qualificazione ai mondiali 2023. La rassegna iridata andrà in scena tra due anni Svezia e Polonia, ma il cammino per chi come l'Italia cerca di risalire il ranking è lungo e articolato. A Tórshavn gli azzurri del direttore tecnico Riccardo Trillini dovranno fronteggiare i faroesi padroni di casa, la Lettonia e il Lussemburgo, quattro squadre per due posti per l'appunto. L'Abruzzo ha come al solito avuto un ruolo centrale nel cammino che porterà la nazionale al suo impegno ufficiale. Gli azzurri hanno mandato agli archivi la Emoter Adriatic Cup, giocata nella Casa della Pallamano di Chieti tra il 28 e il 30 dicembre scorsi. Buonissime indicazioni, fiducia a mille. Questo è ciò che la tre giorni teatina ha restituito allo staff tecnico. Ora la selezione azzurra esaurirà un'ulteriore settimana di lavoro a Zrece in Slovenia, dove affronterà i balcanici di casa, quarta forza agli europei di due anni fa, oltre all'Arabia Saudita già fronteggiata a Chieti la settimana scorsa. Altri amichevoli, altri minuti preziosi. Poi il 12 gennaio si vola alle Faroe, tre avversari sulla carta alla pari e tutto aperto. I nord europei giocano in casa e sono un organico giovane in crescita con tante armi a disposizione. La Lettonia è una delle favorite, se non altro perché è la squadra della stella Dainis Kristupans Mancino di 215 cm che milita nell'organico della Paris Saint-Germain, una delle realtà più forti d'Europa. Guai poi a fidarsi del Lussemburgo, più indietro solo sulla carta. L'Italia sarà come al solito targata Abruzzo, punti fermi i teramani Stefano Arcieri e Pasqualino Di Giandomenico. Alla Emoter Adriatic Cup ha fatto il suo debutto anche il sedicenne Tommaso De Angelis, anche lui originario di Teramo, che però non farà parte dell'organico di scena Tórshavn. Per lui ci sarà tempo, per tutti gli altri il futuro è adesso. L'Italia non ha mezzi termini e gioca per passare il turno. Stefano, abbiamo citato nel servizio Tommaso De Angelis, 16 anni, che chiaramente rappresenta la grande novità di questa Emoter Cup che è andata in archivio la settimana scorsa, ma al tempo stesso
tu sei giovanissimo, è una nazionale giovanissima, si è completato il ricambio generazionale perché quando tu sei entrato in nazionale c'erano già diversi veterani rispetto a questa squadra, adesso quasi tu che sei insieme a Pasqualino rischiate di essere veterani eppure siete giovanissimi, tu sei un classe 98. Sì, no, io sono sempre del parere che le tappe non vadano mai bruciate, però in questo caso penso che il talento deve essere riconosciuto, lui è un ragazzo che ancora ha tanto da fare fisicamente, soprattutto però ha un talento incredibile, soprattutto nel ruolo che fa, che è il mio, quello gli si riconosce. Poi anche la situazione della squadra, che comunque è diversa da quando io sono entrato in nazionale, dove c'erano i vari campioni, no? Era un periodo diverso, una squadra diversa, adesso invece noi giovani ci aggreghiamo più facilmente, no, al gruppo, e quindi non è anche una novità che lui è nel nostro gruppo, quindi ha la sua chance, è un'esperienza che deve vivere bene, si ricorderà di questi giorni perché a 16 anni non è, diciamo, normale essere convocato in nazionale senior, quindi sono contento per lui perché è anche teramano, quindi insomma l'ho visto da piccolino, è ancora piccolino, io sono piccolo, quindi insomma tutto buono che deve venire, ecco. Certo, assolutamente. E Pasqualino, che aria si respira in questo gruppo così giovane? Nelle gare che avete giocato a Chieti nella Emoter Cup, di fatto la media età della squadra non arrivava ai 22 anni, aritmetica e calcolata, quindi veramente una squadra giovanissima. È chiaro che poi nelle qualificazioni entrano giocatori anche un pochino più esperti che non c'erano contro Belgio e Arabia Saudita, come Marrocchi, come Domenico Ebner tra i pali che ti farà compagnia, però l'età resta giovanissima, è una squadra per larghissimi tratti under 21, se vogliamo. Beh, se contiamo che io a 27 anni rischio di essere tra i più vecchi, sì, perché oltre a... Sei tra i più vecchi. No, la barba perché sono chiusi i barbieri. Sì, perché anche il nostro capitano comunque ha la mia stessa età, siamo entrambi del 94, Bulza, quindi anche le colonne portanti di questa nazionale sono tutte molto giovani, però questi ragazzi, diciamo, si sono integrati bene, quindi hanno la loro opportunità e credo che la sfrutteranno al massimo, lo spero per loro perché noi da piccoli sognavamo appunto di giocare sempre per la maglia azzurra, e come diceva lui per Tommy, è un grande talento da sempre, però il suo tempo arriverà, adesso dovrà crescere, si divertirà. Quindi siamo felici per lui, siamo felici per tutti i ragazzi che sono con noi in nazionale. Non abbiamo fretta, indubbiamente abbiamo tempo per aspettare talenti come quello di Tommaso De Angelis, anche perché chi come Stefano Arcieri occupa quel ruolo sta facendo veramente bene, è molto contento di tutto questo. Il direttore tecnico della Nazionale Azzurra Riccardo Trillini, lo abbiamo ascoltato per presentare il girone di qualificazione, non solo lui perché c'è anche Davide Bulzamini che a Chieti nel corso della Emoter Adriatic Cup era il capitano della Nazionale Azzurra e che sarà uno dei trascinatori nelle prossime qualificazioni mondiali. Obiettivo appunto quello del passaggio del turno alle qualificazioni mondiali, un girone a quattro squadre, tre avversarie che sono Lussemburgo, Lettonia e Isole Faroe, passano due squadre di queste quattro, le possibilità di passare il turno sono concrete, l'Italia ha in questo girone sicuramente le responsabilità e la responsabilità di dover centrare il passaggio del turno, però si gioca in trasferta, insomma non è mai niente di scontato. Sì, e poi non è neanche scontato quando giochi tre partite in tre giorni, perché come si è visto oggi, Bulzamini ieri in graspolvero, oggi non poteva giocare perché aveva un muscolo contratto ed era a rischio infortunio. Queste cose potranno capitare anche là, quindi avere una rosa lunga e importante. Speriamo che Covid permettendo possiamo portare tutta la rosa, ma da questo punto di vista noi credo che siamo favoriti, perché forse solo il Lussemburgo ha una rosa molto ampia con giocatori intercambiabili come li abbiamo noi, per cui noi dobbiamo forse temere meno degli altri il fatto che si giochi in tre partite in tre giorni. Guai a fidarsi dei nomi delle nazioni che affrontiamo. No, guai a fidarsi assolutamente, perché abbiamo visto, noi non dobbiamo avere timori reverenziali per nessuno, quindi questo per contro Kristupans e tutti i giocatori della Lettonia, e all'inverso contro le Faroe che giocano in casa e giocano una pallamano moderna con un fuoriclasse, saranno sospinti sicuramente dal pubblico e dall'atmosfera, dobbiamo stare molto attenti.
È un girone di qualificazione che si giocherà in trasferta, ma è un girone di qualificazione contro tre avversari, sia la Lettonia, sia il Lussemburgo, sia le Faroe, che in parte le conosciamo, in parte comunque sappiamo che sono squadre comunque alla nostra portata. Certo, sì, sono squadre alla nostra portata, come noi negli ultimi anni tutte sono migliorate, basta pensare alle Faroe che non sono assolutamente le Faroe che abbiamo affrontato a Bolzano qualche anno fa, e è un'occasione che abbiamo. Ogni partita sarà difficilissima perché in campo internazionale è sempre così e poi il tutto è reso più difficile dal giocare fuori, però abbiamo il tempo per prepararle, per recuperare le assenze che abbiamo avuto in questi tre giorni e niente, dobbiamo pretendere da noi il risultato senza metterci troppa pressione, però pretenderlo per poterlo preparare al meglio. Ecco. Si respira sempre più l'area di un'Italia che vuole emergere a livello internazionale. Sì, l'Italia vuole emergere anche dall'estero, comunque parlando con le persone del settore all'estero, comunque notano un'evoluzione della pallamano italiana e i primi a dover mettercela tutta siamo noi giocatori, perché dipende molto da noi, dal fare il risultato, dal far vedere che ci siamo e dal concretizzare questo processo di sviluppo che si sta vedendo negli ultimi anni. Abbiamo ascoltato le parole di Riccardo Trillini e di Davide Bulsamini dopo la Imoter Adriatic Cup e in vista delle prossime qualificazioni ai campionati mondiali. Facciamo il punto sulle gare che aspettano gli azzurri nel corso del fine settimana del 14-16 gennaio, vedendo la grafica. Un girone, come detto, a quattro squadre: Lettonia, Italia, Lussemburgo e Isole Faroe. Si gioca proprio alle Faroe, si gioca a Tórshavn nella capitale. Italia che debutterà il 14 gennaio contro la Lettonia, una gara subito importante, Stefano, è probabilmente la gara da non sbagliare, perché la Lettonia, lo dicevamo anche nel servizio, è insieme all'Italia, prendiamocela questa responsabilità, la squadra favorita per i primi due posti. Sì, possiamo dirlo tranquillamente. Penso che, io l'anno scorso sfortunatamente ero risultato positivo al Covid, quindi non ho potuto giocare, non l'ho provato con le mie mani. Sì, ricordiamolo, l'abbiamo affrontata nelle qualificazioni agli europei, esatto, con una vittoria in casa e una sconfitta. Esatto, quindi penso che dobbiamo ripartire da lì, no? Il nostro morale non deve essere alle stelle, però dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e pensare che se l'abbiamo fatto in casa, senza pubblico, se non ricordo male, fuori casa abbiamo perso la partita, mi sembra, gli ultimi minuti, insomma. Prendere consapevolezza dei propri mezzi e pensare che possiamo veramente fare un risultato con loro, che secondo me sono la squadra più ostica. Tu c'eri, Pasqualino, invece? Sì, in entrambe le gare, sì. In casa siamo stati nettamente superiori in tutto e per tutto. Loro avevano anche forse qualche assenza, se non ricordo male, però diciamo il loro giocatore simbolo c'era. Vederlo dal vivo è qualcosa di incredibile, anche solo da un punto di vista fisico, dai, anche dalla panchina era molto due molto metri e quindici. Sì, era molto grande, però poi quando siamo andati lì a giocare, diciamo, loro hanno affrontato la partita in maniera diversa, noi forse in alcuni tratti siamo stati un po' distratti, passami il termine, quindi però è stata una gran bella partita e secondo me possiamo fare bene. L'Italia ha svolto la sua preparazione, la prima fase di preparazione al Centro Tecnico Federale, all'interno della Casa della Pallamano, e come dicevamo, l'abbiamo già ricordato varie volte, ha giocato questo torneo amichevole, la Emoter Adriatic Cup, con un nome, Emoter, appunto, accanto alla Federazione Italiana Gioco Handball, una partnership importante che coinvolge anche la realtà locale della Pallamano Chieti. Noi siamo andati ad ascoltare Emanuele Colanzi, uno dei soci di Emoter, questa realtà del territorio che è vicina ed è stata vicina e sarà vicina proprio al mondo della pallamano. Ascoltiamo. Abbiamo amici che giocano nella Pallamano Chieti e quindi ci siamo avvicinati tramite loro a questo sport. Diciamo pure per avendo esperienze in passato rugbyistiche, quindi è uno sport che si avvicina pure con il contatto fisico a quello che è sempre stato il mio sport principale. Quindi tramite amici quella curiosità per questo sport è venuta sempre più forte fino a che ci siamo avvicinati anche alla federazione. E poi c'è il fatto che siamo all'interno della Casa della Pallamano, la Pallamano in questo momento in Abruzzo e in particolare a Chieti
insomma sta spingendo forte, no? Perché si sono avvicinati tanti bambini, c'è sempre la nazionale qua, c'è il Campus Italia che gioca praticamente tutte le settimane. A Chieti si sta lavorando per avere una squadra anche seniores di vertice, anche probabilmente grazie al vostro sostegno. Insomma, si respira pallamano a Chieti. Sì, tra l'altro ho fatto iscrivere anche i miei figli, quindi sono molto, pure loro sono attratti da questo sport, quando ritornano sono contenti e è bello dare una mano pure per la città a cui noi apparteniamo. Per Chieti penso che sia un'ottima rampa di lancio, e ho visto molte persone anche venire, per esempio io abito qui vicino, mi hanno chiesto dove si trovava il campus, quindi attira persone, turismo, fa conoscere Chieti e tutta l'Abruzzo, quindi penso che sia positivo un po' per tutta l'Abruzzo in primis e per Chieti anche come città. Stefano e Pasqualino, la domanda è la stessa per entrambi. Centro tecnico federale, cioè la possibilità di avere una casa, di lavorare, a parte a pochi chilometri da casa vostra, dalla vostra città originaria, voi giocate uno a Bressanone e l'altro a Conversano, uno in Alto Adige e l'altro in Puglia, però avete la possibilità anche di sentire un po' l'aria abruzzese quando tornate qui. E poi Chieti, centro tecnico, albergo a pochissimi metri, possibilità di lavorare sempre, continuamente, quando volete, senza problemi, con tutti i migliori comfort. Quanto è importante questo? Sì, hai detto bene. Tutti i migliori comfort. Secondo me un giocatore per stare bene in campo deve stare anche bene fuori. Quindi tutte quelle piccole cose che possono essere anche di intralcio durante la vita, la quotidianità, devono essere fissate, tra virgolette. Quindi avere tutto questo per noi è una fortuna, come è una fortuna per i ragazzi che stanno qui e ci stanno tutti i giorni, lavorano con tutto lo staff che è preparatissimo, insomma. Io penso che sì, ripeto, è una fortuna, perché io alla loro età sono uscito di casa per giocare, andare a Fasano, però per me era tutto diverso, no? E invece vedo loro e dico, cavolo, se la mia generazione o la sua generazione, che comunque era piena di talenti, e avesse fatto questa cosa, probabilmente noi forse non saremmo qui, o qualcuno di noi avrebbe fatto molta più strada. E invece adesso vedo che comunque questi ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno, ogni tanto mi capita di vedere delle partite, vedo che migliorano e tu chiedi, ok, come possono non migliorare avendo tutto questo? Quindi è una cosa ottima che la federazione ha fatto e sono contentissimo per loro. Andrea Di Fabio è andato subito a pescare le immagini che ci mostrano il centro tecnico federale. Per il Campus Italia Pasqualino è importante anche però per la nazionale senior, che si ritrova qua in maniera più sporadica, ovviamente, perché avete gli impegni con i vostri club, però poi avere le comodità, adesso voi avete giocato in nazionale prima e dopo il centro tecnico federale, avere le comodità di una casa è tutta un'altra storia. Sì, è completamente un'altra storia, perché prima comunque ti radunavi un po' in giro per l'Italia, adesso comunque hai un centro dove tu, cioè un punto di riferimento appunto per la pallamano italiana, perché oltre al fatto dei comfort, come abbiamo detto prima, l'hotel di fronte al palazzetto, la palestra, il palazzetto lo vivevo da prima ancora che diventasse la casa della pallamano, perché appunto abbiamo giocato qui le giovanili, abbiamo giocato col Chieti in passato. È cambiato completamente, è qualcosa di incredibile, quindi sì, sono felice per i ragazzi appunto che stanno affrontando questo campus e per noi che sono a 40 km da casa, quindi è bellissimo, sì, tornare in Abruzzo e sentire i suoi sapori, tra virgolette. Casa della Pallamano, che di fatto è un po' il progetto principe del 2021 della Federazione Italiana Gioco Handball, si è chiuso un anno importante, un anno di grandi novità, e noi ne abbiamo parlato, abbiamo approfittato per farne il punto con il presidente federale Pasquale Luria. È stato un anno veramente importante e fondamentale, a partire dal centro tecnico, da questo impianto che ci ha permesso e ci permetterà di fare tantissime cose dal punto di vista della preparazione delle squadre nazionali, ma anche per la formazione dei tecnici, ma per la promozione della pallamano in generale. È un anno anche soddisfacente dal punto di vista dei risultati. Con le nostre nazionali giovanili abbiamo sia maschili sia femminili, abbiamo ottenuto importanti traguardi, la permanenza nell'elite maschile degli europei giovanili, il championship vinto qui a Chieti
dalle nostre under 19 e ora con la nazionale senior, che è il punto di arrivo di tutto questo lavoro dei quattro anni precedenti. Infatti in campo c'erano i giocatori delle squadre giovanili degli scorsi quattro anni. Proveremo a fare più strada possibile nel cammino delle qualificazioni mondiali. Ecco, questo è proprio lo step successivo, no? Perché dopo aver consolidato la presenza dell'Italia a livello giovanile, ora la sfida più importante, anche quella più impegnativa, cioè confermarsi a livello serio. Sì, questo è sicuramente più difficile, perché quando si lavora sulla parte giovanile si lavora per bieni, quando poi si sbarca nella categoria senior c'è tutto il mondo e quindi non ci sono più reti di protezione. Per arrivare ad essere competitivi con la nazionale, con le nazionali senior, ci vorrà un po' di pazienza. Chiaramente questi ragazzi dovranno maturare, però la strada è tracciata, e quindi rispetto a qualche tempo fa la nazionale ormai ha una sua identità, un suo gioco, e quindi, come ho detto prima, proveremo a andare più avanti possibile. Tra poco torneremo a parlare di Pallamano Azzurra, di Campus Italia soprattutto. Adesso però ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo. Nello spot avete visto già alcuni dei riferimenti dei canali social della Federazione Italiana Gioco Handball, ed è lì che potete trovare la nuova puntata della serie dedicata al Campus Italia. In sovraimpressione state vedendo proprio il link diretto per trovarci sul canale Instagram, sull'account Instagram della Federazione Italiana Gioco Handball e sul sito fgh.it. Noi però vi regaliamo una piccola clip, un'anticipazione di quella che è la seconda puntata appunto del format online prodotto dalla Federazione Italiana Gioco Handball, è dedicata ai ragazzi del Campus Italia. 4-5, cioè è rimasto là, l'unico che doveva rimanere là perché ha tirato ed è rimasto per terra, e abbiamo 5 persone che sono indietro e abbiamo recuperato la palla. Questo è meglio di un gol, sicuramente, per noi certo, per voi pure. Questo è voglia di giocare a pallamano, voglia di non perdere, voglia di prendere la palla e dire qua siamo noi quelli che comandano, ed è perfetta questa cosa qui. Nessuno ci dice niente della classifica o di queste cose qua. Quello che non è accettabile è che voi giocate col freno a mano tirato. È logico? Sono arrivate tante sconfitte, ma piano piano stanno arrivando anche le vittorie, e ne arriveranno tante, questa è una promessa. Vuol dire che dovete essere intraprendenti, senza paura. Ok, bocca al lupo. Anticipazione dunque di Campus Italia, la serie, il format prodotto dalla Federazione Italiana Gioco Handball online, lo trovate sui canali ufficiali della federazione, sull'account Instagram Federazione Italiana Handball, sul sito fgh.it, sui canali sia Facebook che YouTube della federazione. Campus Italia, Pasqualino Di Giandomenico, domanda facile, domanda scontata: quanto avresti pagato per essere coinvolto in un progetto del genere? Assai. Tanto, perché apprezzo la spontaneità. Sì, tanto, perché è una cosa bellissima, cioè tu diventi un professionista da piccolo. E tu, quando noi giocavamo a pallamano da piccoli, niente, il problema era: devo andare a scuola, devo fare i compiti, oddio non ho voglia di fare allenamento, non lo so. Qui tu vivi la pallamano dalla mattina alla sera, con tutti i comfort della quale parlavamo prima, con tutto, ed è bellissimo, si respirare di pallamano sempre. E cresci perché giochi, perché oltre agli allenamenti ad un giocatore serve giocare, e quindi giochi in un campionato che a questi ragazzi è più che, per il livello di questi ragazzi appunto, è più che ottimale, che un A2. Sì, ricordiamolo, parliamo di ragazzi di 16-17 anni, giovanissimi, tra l'altro dopo un inizio un po' complicato adesso hanno messo in fila 4 vittorie consecutive, stanno pian piano risalendo la classifica. Stefano, tu come loro, diciamo, il parallelismo è che sei andato via da casa molto giovane, lo dicevi nella prima parte della nostra trasmissione. Ecco, da questo punto di vista, no,
cambia la vita sicuramente. È chiaro, non è lo stesso poi approdare in un progetto federale o fare come hai fatto tu, approdare in un club, però tu sei approdato in un club di alto livello dove c'erano tanti campioni, c'era anche Pasquale Maione che adesso è il certo. vice allenatore del Campus Italia. Insomma, è chiaro che ti cambia la vita non solo da giocatore, ti cambia la vita anche come adolescente. Sì, ti cambia tutto, ti responsabilizza secondo me, cioè tu prendi coscienza che devi fare le cose da solo, che in campo stai da solo, non c'è, sono i genitori, non c'è nessuno che ti aiuta nel momento in cui tu hai bisogno, no? Ok, sì, da lontano magari ti puoi sentire, però non è la stessa cosa, non torni a casa che hai tutto fatto, capito? È tutto diverso, quindi però hai più tempo per stare da solo, per concentrarti in quello che fai. Poi loro, come abbiamo detto prima, tutti i comfort che stanno avendo, hanno la possibilità di concentrarsi veramente in quello che fanno, quindi sono proprio dei professionisti, no? Anche come diceva Pasqualino. Quindi loro sono fortunati. Io pure sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità cioè il permesso anche dei miei genitori di andare fuori, no? Quindi non tutti a 16 anni diceva mio figlio va in Puglia, si trasferisce, va fuori casa, vive da solo, è un po' difficile. Invece io 100.000 volte, non cambierei mai nulla di quello che ho fatto nella mia carriera. Perché tu nelle tue scelte ci devi sempre credere, no? Poi quello era il periodo dove io cambiavo sport, insomma era tutto un po' complicato. Sì, però tu sei un grande talento del ballo, questo. Sì, poi. Vabbè, quello evitavamo. Però vabbè. No, non lo evitiamo, lo diciamo sempre. Vabbè, no, sì, certo. Comunque, sì, no, invece io penso che magari anche per i ragazzi venire qua, cioè i genitori hanno anche più fiducia, no, nel lasciare. Perché, come hai ricordato, hanno 16 anni, cioè non è che sono grandi, sono ancora piccoli e che si confrontano con un campionato di A2 è una cosa ottima. Io, quando sono andato fuori, forse facevo la panchina se ero fortunato e festeggiavo una settimana quando giocavo al Fasano. Se no, giocavo con l'Under 20 dove mi allenava Pasquale. Invece loro hanno la possibilità proprio, sono tutti seguiti, tutti hanno un'importanza maggiore, perché è giusto, no, avere un'importanza quando tu stai in una squadra, quindi poi indossi la maglia della nazionale, hai una maggiore visibilità, quando io invece magari lì a Fasano sì ce l'avevo, però i ragazzi della mia età avevano visibilità al momento in cui venivano convocati nella rappresentativa, invece loro già ci sono, quindi è certo. Bellissimo, sono troppo fortunati. Assolutamente sì, e tra l'altro noi adesso vi vediamo con la tuta della nazionale, voi però in campionato siete avversari, sempre parlando di campionato, adesso stavamo parlando di A2, parliamo anche di Serie A Beretta, campione d'Italia Pasqualino Di Giandomenico con il Conversano, a Bressanone Stefano Arcieri, chi lo vince lo scudetto quest'anno? No, il Sassari? No, davvero, Pasqualino, tu, insomma, dicono tutti poi che i campioni in carica hanno i favori del pronostico, sì, anche l'anno dopo, quindi un pochettino di responsabilità te le porti addosso anche tu. È incredibile, tutti lo dicono. Però sì, dai, il campionato è molto più bello dello scorso anno, perché tante squadre si sono rinforzate, tante squadre proveranno a vincere qualcosa, quindi noi compresi, che siamo tutti lì sulla stessa barca. Al momento, sono sincero, non vedo nessuna squadra che possa prendere il largo, quindi nettamente superiore. La cosa che mi ha stupito molto è la grinta che il Fasano mette nelle partite, non mollano mai fino all'ultimo secondo, nonostante sono miei diretti avversari, però sono sincero, è incredibile quanta foga mettono in tutto quello che fanno. Il Bressanone è una corazzata, noi ci dobbiamo difendere da tutti perché tutti vogliono vincere contro poi i campioni d'Italia. Poi c'è Stefano Arcieri a Bressanone, insomma. Sì, lo devo dire perché mi ha dato dei soldi. Noi ci dobbiamo difendere da tutti perché siamo i campioni d'Italia, tutti vogliono venire a vincere a Conversano, dalla prima all'ultima in classifica e anche quelli degli altri, cioè devono vincere tutti contro di noi, non lo so, siamo antipatici, non lo so che abbiamo fatto, però chi vince è sempre antipatico, Sì, incredibile, è una regola questa. A tutti stavamo antipatici, però vabbè, niente, sarà un bel campionato, adesso fra qualche settimana ci sarà la Coppa Italia, quindi dopo gli impegni appunto con la nazionale che avremo, speriamo bene, sarà tutto molto bello, dai. Stefano, come si sta in Alto Adige? Benissimo. Ti sei abituato al freddo? Ma io non mi... cioè io sono già stato a Bolzano, tu quindi... hai giocato anche in Finlandia per qualche mese, Sì, sì, no, vabbè, ho giocato. Si sta bene. Hai avuto un'esperienza. Certo, no, sì, freddo sono abituato, soprattutto... No, Bressanone è incredibile, cioè meno 10 gradi, quindi se arriviamo a delle temperature...
Però ecco, io abito al palazzetto, quindi sono abituato a fare sempre dentro e fuori, alleno anche un gruppo di ragazzi dell'under 15. Poi è uno di quei posti d'Italia dove si respira pallamano. Si respira la pallamano, dove il fan club ti segue sempre ovunque, tutti sono intorno a te, tutti capiscono quello che fai, conoscono quello che facciamo, insomma, quindi è bello proprio vivere dentro questo piccolo mondo che è Bressanone, che piccolo non è, perché poi entra al palazzetto e c'hai tantissime persone che vengono a vedere. Torna intanto domani, sempre in tema di campionati, anche la Serie B per quanto riguarda il girone Abruzzo Marche. Scendiamo un po' di categoria naturalmente, ma non manca il pathos e ci sono gare nel prossimo fine settimana davvero molto interessanti. La Serie B chiama prima della 2, che aspetterà il 16 gennaio al femminile e il 22 gennaio per gli uomini. A riaprire le danze della pallamano regionale c'è proprio il girone Abruzzo Marche di Serie B. Giusto il tempo di festeggiare l'epifania per le quattro squadre del territorio, poi le feste andranno dimenticate. Tra domani e domenica 8 e 9 gennaio infatti si torna in campo. Sfide niente male all'orizzonte, a cominciare dal super derby tra Città Sant'Angelo e Lions Teramo. 8 punti per gli Orange di Marcello Gabriele, 10 per i biancorossi di Settimio Massotti, che per il momento guidano la classifica da imbattuti e con una invidiabile media di appena 20,4 gol subiti per partita. Praticamente nulla per chi si intende di pallamano. Matteo De Angelis, estremo difensore della Lions, dovrà però fare i conti con Federico Di Pasquale, il migliore marcatore del girone. Insomma, ci sarà da divertirsi. Spettatrice interessata di quanto accadrà sabato al Palacastagna è il Chieti, che nel frattempo nella casa della pallamano riceverà la visita del Cingoli. Per i ragazzi di coach Alessio Savini, bivio interessante per provare ad agganciare le posizioni nobili del campionato. Cerca intanto la prima vittoria all'Handball Club Pescara. I biancoazzurri sfidano in casa Chiaravalle, l'altra formazione del girone ancora a secco di punti. Per entrambe scontro importante per provare ad accendere una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Rapidamente vediamo la classifica che abbiamo ereditato dopo la pausa di fine anno del campionato di Serie B, con Teramo in questo momento al comando, poi Monteprandone e Città Sant'Angelo, e c'è questo scontro molto molto interessante appunto tra la formazione Orange allenata da Marcello Gabriele e quella invece biancorossa guidata da coach Settimio Massotti. E noi li abbiamo ascoltati, i due allenatori, per capire appunto come le due squadre arrivano a questo big match, un super derby, tutto da vivere e tutto da seguire insieme. Ascoltiamo. La sfida contro i Lions Teramo è molto complicata, soprattutto per come ci arriviamo, visto che ci siamo allenati poco a causa di svariate quarantene che hanno dovuto affrontare i nostri ragazzi. E dall'altra parte il Teramo ha dimostrato di meritare dove si trova, una squadra completa. Noi cercheremo di dare il massimo in casa nostra per portare a casa il risultato. Noi partiamo al nostro lavoro di crescita per i ragazzi, siamo una squadra molto giovane e loro lo sanno, che a me non interessa l'avversario, ma che mettono in pratica sul campo tutto il lavoro che facciamo in modo certosino per farli crescere a livello tecnico. I ragazzi sono molto galvanizzati e dunque affrontiamo Città Sant'Angelo, ripeto, non tanto come squadra, ma guardiamo noi stessi, cioè noi dobbiamo applicare il nostro gioco. Sarà una partita sicuramente impegnativa, perché non dimentichiamo che il torneo di precampionato ci hanno anche battuto, certo noi eravamo in una fase di lavoro, dunque dovevo vedere un pochettino tutti i giocatori all'opera e non era importante per noi vincere quella partita. Adesso è un po' diverso, la squadra sta giocando bene, sta applicando un gioco molto moderno e, ripeto, con dei risultati, dunque noi proseguiamo sulla nostra strada. Vediamo in grafica anche il prossimo turno. Abbiamo detto di questa sfida che si giocherà al Palacastagna domani a partire dalle ore 18, 8 gennaio, Città Sant'Angelo contro Lions Teramo. Il Chieti ospita in casa il Cingoli. Domenica invece l'Handball Club Pescara alle 18:30 sfida il Chiaravalle. Questo dunque il quadro del prossimo turno, la settima giornata del campionato Abruzzo Marche di Serie B. Facciamo anche un rapido salto nel mondo della pallamano giovanile, perché si sono aperti i campionati Under 17 al maschile, quello che stiamo vedendo
vedendo la classifica del girone A, dove giocano Silvi, Handball Club Pescara, Lions Teramo, Chieti e Nuova Handball Club Teramo. Queste sono appunto le squadre impegnate nel campionato Under 17. Stiamo vedendo anche il quadro dei risultati e il prossimo turno che si giocherà tra il 12 ed il 16 gennaio prossimi, e questo invece è il girone misto Abruzzo Marche per quanto riguarda la categoria Under 17 femminile, che coinvolge la sola squadra abruzzese della Lions Teramo. Poi andremo naturalmente a fare anche insieme il punto nelle prossime puntate su quello che accade nel mondo della pallamano giovanile. Il focus sulla nazionale tornerà invece a partire dalla prossima settimana, dove avremo la possibilità di seguire in particolare la gara contro le Faroe del 15 gennaio di qualificazione mondiale in diretta su Sky Sport. Ci saranno in campo sia Stefano Arcieri che Pasqualino Di Giandomenico, che ringrazio per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie ragazzi, e per quanto riguarda la casa della pallamano, l'appuntamento è per la prossima settimana e l'augurio è quello di sempre: buona pallamano a tutti, alla prossima.